Ben trovati con la nostra rubrica dedicata a salute e benessere. Oggi parliamo di benessere a 360 gradi, come star bene con se stessi, come star bene con gli altri. In particolare scopriamo una nuova figura, scopriamo la figura del coach, o più come comunemente sentiamo dire personal coach. Ne parliamo con Maria Romano, life e business coach. Ben trovata Maria. Buonasera a voi, salve. Sono, come ha detto Imma, sono Romano Maria, sono un formatore, sono un coach. Infatti c'è da differenziare sia il life che il business coach. Il life si occupa della crescita personale della persona stessa, quindi del raggiungimento degli obiettivi attraverso tecniche e strategie. Per quanto riguarda le aziende, parto dal presupposto che ho un motto, che è la valorizzazione delle risorse umane. Quindi mi occupo di vari corsi all'interno delle aziende, affiancando anche gli imprenditori delle aziende stesse, per dare un valore aggiunto e quindi per creare quella sinergia che molto spesso manca. Quindi due punti di vista, due obiettivi: da un lato il benessere personale del singolo individuo, dall'altro il benessere del team. Prima di entrare poi nello specifico di quella che è questa figura, di quello che sono gli obiettivi che si possono raggiungere attraverso questo percorso, voglio un po' scoprire la storia del coach, la storia del coaching, di come è nata, una figura che è relativamente recente, perché forse solo di recente ne sentiamo parlare più spesso, in realtà è una figura nata già da qualche tempo. Approda in Italia, sì, come hai detto tu, non da moltissimo. Ma in realtà la programmazione neurolinguistica, o meglio ancora lo studio della struttura dell'esperienza dell'essere umano, quindi il come noi attraverso la nostra esperienza vediamo noi stessi e gli altri, nasce negli anni 70. Nasce negli anni 70 da un matematico e un linguistico, da Bandler e Grindler. Che cosa hanno fatto? Hanno studiato i comportamenti e il linguaggio. Attraverso il comportamento e il linguaggio noi possiamo nettamente modificare e migliorare la nostra vita. Molto spesso si parla di comunicazione, il come noi comunichiamo, piuttosto che spesso ci basiamo sul come comunicare agli altri. Il primo passaggio da fare molto spesso è quello di come noi dobbiamo comunicare con noi stessi, quindi un po' la consapevolezza di noi stessi. Parliamo di comunicazione. Non si può non comunicare. Ognuno di noi ha la possibilità di comunicare, anche non parlando. Ci basiamo spesso sul come dire e sul cosa dire. Le parole, credo che non tutti ne sappiano a conoscenza. Le parole contano molto molto poco. Pensate che noi il 93% della nostra comunicazione lo svolgiamo attraverso il paraverbale e il non verbale, quindi attraverso la voce, il tono, il come e attraverso le movenze del corpo. Perché rivolgersi alla figura del coach per imparare a comunicare? Il coach ti dà ti riassetta, quindi ti dà tutte quelle istruzioni per il come ricominciare ad avere una comunicazione sia con se stesso che con gli altri. È di fondamentale importanza, più che altro non perché alcuni non lo sappiano. Ci sono comunque degli automatismi efficaci. La differenza è capire quali sono le strategie funzionanti e quelle non funzionanti. Quindi molto spesso ci ricapita di rimettere in circolo attraverso il raggiungimento anche degli obiettivi. Quante volte ci facciamo la domanda: voglio raggiungere questo obiettivo? E molto spesso capita che a metà strada ci si ferma, quindi ci si perde quella motivazione per raggiungere quel medesimo obiettivo. È semplice, non si conosce la strategia, quindi in quanto tempo, se è fattibile, se è motivante, se è un qualcosa che realmente rientra nelle nostre aspettative. Questo è uno dei fattori principali e motivanti che molto spesso aiutano le persone di successo, perché ti ho preso in rilievo le persone di successo. Bandler e Grindler hanno studiato i comportamenti e la linguistica di psicoterapeuti.
come Grindler e come la Satir. Hanno studiato ogni tipo di comportamento. Estrapolando quel tipo di comportamento, possiamo avere la possibilità di venirne a conoscenza, quindi farlo nostro. Avere la possibilità di venirne a conoscenza di una strategia funzionante e di conseguenza avere una vita più allineata, quindi più gratificante. Molto spesso quello che ci manca è la gratificazione, il concetto stesso di come mai non si è felici oggi. L'obiettivo è raggiungere determinati traguardi o raggiungere il benessere con se stesso, avere gratificazioni che possono essere personali e quindi svariate, diverse, e a questo punto poi cambierebbero, secondo me, anche gli obiettivi. Eh sì, noi dobbiamo tenere presente che uno dei motivi per cui molto spesso facciamo anche difficoltà ad apprendere nuove informazioni anche a livello mentale sono basate sui nostri valori e sulle nostre credenze. Non tutti abbiamo né gli stessi valori né le stesse credenze. Quindi che cosa succede? Succede un autosabotaggio interno. Quindi nel momento in cui vogliamo rimanere nella nostra zona di comfort, che cosa si intende per zona di comfort? Nel tempo abbiamo raggiunto delle abitudini, che siano sane oppure no, ma ci hanno creato, diciamo, ogni giorno la mia mente in automatico fa delle abitudini. Dopodiché che cosa succede? Possiamo avere la possibilità di uscire fuori dalla zona di comfort e di accrescere. Uno dei motti a cui mi piace molto apprendere e quindi trasferire alle persone è che nella vita o si cresce o si muore. Quindi apprendere nuove tecniche ci dà la possibilità di crescere. Crescere non solo nei confronti degli altri, ma io parto dal presupposto nei confronti di noi stessi. E la stragrande maggioranza delle persone oggi, attraverso la comunicazione, può dare tanto non solo agli altri, ma anche a ogni elemento della propria famiglia, partendo anche dai bambini. Di cosa si può occupare il coach e di cosa non si deve occupare? Il coach... ho dimenticato, faccio una premessa. Una delle cose di cui a prescindere non si occupa il coach è delle patologie. Quindi se vengono da me persone con patologie specifiche, mi è opportuno indirizzarlo verso lo psicologo, lo psicoterapeuta, sicuramente persone competenti del settore. Ecco, quindi precisiamo, non sono persone o figure che si sovrappongono in qualche modo allo specialista, all'esperto, assolutamente no, parliamo di qualcosa di completamente diverso. Assolutamente sì, e allo stesso tempo posso dirti che uno psicologo e un coach possono collaborare insieme. Lo faccio già anche a livello scolastico, perché mi occupo di vari corsi di comunicazione, di come migliorare la comunicazione agli insegnanti nel rispetto dei bambini, e sicuramente suddividere le varie mansioni a livello di comunicazione è importante. Quando viene da me la persona, viene perché vuole raggiungere un qualcosa, e il mio compito è capire in che modo poterglielo farglielo aggiungere. È di fondamentale importanza. Come mai secondo te solo di recente si è sviluppata questa figura? Perché solo negli ultimi anni le persone si rivolgono al coach per raggiungere un obiettivo? Beh, diciamo che abbiamo fatto un passo in avanti. Siamo all'incirca 20 anni indietro rispetto all'America, allora sicuramente questo ci rende merito. Vuol dire che man mano stiamo distanziando i passaggi verso l'America. Sì, penso che quando ho preso il master sono dovuta comunque andare al nord, e questo ci fa capire che è uno dei motivi per cui mi sono chiesta o che cosa mi ha spinto a prendere questo tipo di master, è proprio perché da Roma scendere giù questa figura non era molto conosciuta e c'era la possibilità in ogni caso di non averla a portata di mano. Quindi mi ha dato un'ulteriore spinta, e quindi ritornando un po' agli obiettivi, quindi di usufruire della mia competenza e della mia figura per poter far star bene le persone.
Io adoro, attraverso la mia disciplina, attraverso il mio studio, dare le possibilità di creare benessere. E credo che quando una persona alla base ha un benessere interno, basato anche sulla consapevolezza di se stessi, è un qualcosa di eccezionale. Ti dà la possibilità di sentirti anche autostimato. Molto spesso la cosa che manca spesso è l'autostima e molte persone hanno difficoltà ad apprezzarsi e si rivolgono agli altri per capire cosa pensano gli altri di se stessi. E questo oggi è un malessere. È un malessere sicuramente non patologico. E posso garantirti che la programmazione neurolinguistica o il coaching dà la possibilità alle persone di raggiungere l'autostima, di prendere una presa di coscienza. Io la chiamo così, presa di coscienza, è importante. Possiamo dire una guida, quindi abbiamo precisato, sì? Assolutamente non si occupa di patologie, no. Al massimo può collaborare col professore, con l'esperto, con l'analista, con lo psicologo. Quello che fa è guidare le persone nel raggiungimento di obiettivi, obiettivi che poi sono personali, specifici, quindi cambiano a seconda della persona che ha di fronte. Assolutamente sì, partiamo dal presupposto, come ti ho detto prima, la natura stessa della PNL è l'esperienza, quindi la struttura e l'esperienza del vissuto della persona, quindi prettamente soggettivo. Non tutti possiamo avere l'esigenza di capire o di volere la stessa cosa. Ad esempio, una delle cose cui anche possiamo migliorare, ci siamo interscambiata comunque delle domande, spesso facciamo la stessa domanda con un'efficacia diversa. Quindi uno dei passaggi che noi possiamo migliorare, e credimi, il migliorare la propria comunicazione non è solo che serve solo al professionista, serve a tutti. Alla mamma, alla casalinga, a chi realmente vuole rendere efficace la propria comunicazione. Prima hai accennato alla comunicazione con i bambini. Sì, i bambini sono, tu pensa una cosa, io mi emoziono, ho due bimbi piccolini, oltre ad averne uno grande, uno di 6 e uno di 1 anno. Per me loro sono il campo, quindi io ho la possibilità ogni giorno di sperimentare in che modo la comunicazione efficace sia davvero impregnante, per un motivo molto semplice. Tu pensa che i bambini da una fascia d'età che va da 0 a più o meno i 7 anni sono una spugna, quindi apprendono ogni tipo di della comunicazione, di come noi ci rivolgiamo, cosa gli diciamo. Noi siamo un esempio e più miglioriamo il nostro esempio, più abbiamo la possibilità di dare a quel bambino una forza interiore sin da subito, un equilibrio interiore. Io credo che ogni bambino che sin da subito ha la possibilità di avere accanto un genitore, un insegnante, una qualsiasi figura predominante nella propria vita che gli dia delle sane indicazioni, possa essere in futuro un adulto forte. E oggi noi abbiamo bisogno di tanti tanti adulti forti, ciò che manca attualmente. Tu pensa che negli ultimi sondaggi gli adolescenti hanno carenza sia nell'amarsi, e credimi che amare è un concetto molto molto profondo e tocca di base anche l'autostima del soggetto stesso, è importante. Come volersi bene, questo d'altronde aprirebbe un altro capitolo. Sì, è importante volersi bene, più ci si vuole bene, più si ha la possibilità di essere anche un esempio ed emanare bene. Io credo che
negli anni tu te ne sei accorta di tutte le persone che riuscivano ad emanarti emozioni, perché la vita è fatta anche di emozioni. Pensa che una parte della programmazione, quindi dello studio, della comunicazione, si parla di intelligenza emotiva. E l'intelligenza emotiva è un altro processo studiato da Coleman che ci dà la possibilità di gestire al meglio le nostre emozioni. Possiamo dire imparare a comunicare con se stessi e con gli altri per stare bene, sì. Stare bene e prima di tutto con se stessi e poi col resto della società. Una regola che dicevi vale tanto per gli adulti quanto per i più piccoli. Sì, è fondamentale. Quindi quanto prima si ha la possibilità, io non dico solo attraverso un life o un business coach, ma oggi abbiamo la possibilità di accedere in mille modi di informazione. La cosa che dobbiamo fare noi è abbattere le barriere. Le barriere un po' di quelle credenze di cui ne portiamo un po' il peso e abbatterle, quindi capire in che modo migliorare e apprendere tante notizie. Le notizie si possono apprendere attraverso la lettura di un buon libro, attraverso anche internet. Quindi giustamente dicevi non è necessaria la figura del coach che ti guida. Forse oggigiorno questa figura si sta sviluppando proprio per questa necessità di cui tutti diventiamo più consapevoli, no? Si corre tanto, parliamo spesso di una società che è in continuo mutamento, sempre di corsa, di qui la necessità di fermarsi o forse di qualcuno che ti aiuti a fermarti un momento e capire quello di cui hai bisogno. Quello verso cui vuoi andare. Il coach è il supporto, quindi quello che posso consigliare è comunque in ogni caso di avere un primo passaggio, di capire quali possono essere gli strumenti da venirne a conoscenza. Quindi noi dobbiamo concludere, possiamo dire quest'ultimo concetto, questo è un supporto, quindi una guida verso una strada da seguire, una conoscenza di se stessi che poi si può applicare tutti i giorni. Assolutamente sì. E allora grazie a Maria Romano per essere stata con noi, grazie per i suoi consigli e per averci fatto scoprire questa nuova figura e per la sua disponibilità. Grazie mille a voi, vi auguro una buona serata. Grazie a tutti voi per averci seguito, ci rivediamo al prossimo appuntamento dedicato a salute e benessere.